Siamo con il direttore sportivo del Gladiator, Tonino Simonetti. Allora, direttore, quest'oggi la partita non si è giocata, chiariamo la posizione del Gladiator. Ma la nostra posizione è chiara, perché noi siamo qui, c'è la terna arbitrale, ci sono i commissari di campo e c'è il Gladiator, non c'è il Procida. A noi ci hanno detto che i traghetti da Procida non sono partiti, a noi risulta il contrario, che qualche traghetto è partito. Quindi noi per dovere di società faremo il nostro ricorso, poi sicuramente saranno gli organi competenti a decidere se il nostro ricorso ha valenza o non ha valenza. Però voglio chiarire una cosa: noi allo stato attuale sono le tre, non abbiamo avuto nessun atto ufficiale dalla federazione per dire se questa partita si giocasse o non si giocasse. Evidentemente neanche la Lega è stata informata, perché mi rifiuto di credere che se il comitato fosse stato informato non ci avrebbero fatto sapere niente. Quindi è un caso un po', se mi dispiace per i tifosi, perché ancora oggi avevano dimostrato di essere attaccati alla squadra, perché vedo molte persone allo stadio. Quindi chiaramente qualcuno può dire potete chiedere il mancato in casa, ma a noi non ci interessa più di là, ci interessava di giocare questa partita, accorciare ulteriormente dal Savoia. Quindi non ci dimentichiamo che abbiamo in atto un altro ricorso per la questione di Romano. E quindi poi alla fine tireremo le somme, ma io voglio chiarire una cosa: il primo anno che il nostro progetto è andato avanti, credo che fino adesso è lavorato benissimo, perché abbiamo avuto la soddisfazione di avere Panariello convocato per la nazionale italiana. Quindi voglio dire, non è che il lavoro non è stato fatto, poi è chiaro che il risultato finale dipende da tanti fattori. Diciamo che noi, se vogliamo proprio trovare il pelo nell'uovo, non siamo stati fortunati in certe situazioni. Quindi, però ti ripeto, il calcio è fatto anche di queste cose, noi le accettiamo. Però io darei un consiglio ai critici, no? Quelli là che sanno tutto di tutti, quei facendo funzioni che danno sentenze, sputano sentenze a destra e a manca, di aspettare ad aprile, perché il campionato di calcio, il gioco del calcio ci ha insegnato che le cose possono cambiare dalla mattina alla sera. Quindi chi pensa di saper tutto di tutti commette un errore di presunzione, e questo non va bene.